è stato più facile perché considero che il primo anno non era veramente un exploit, era piuttosto una prima esperienza, e soprattutto la cosa più importante l'anno scorso era di spiegare i cambiamenti, di dare una nuova partenza al festival, dunque di chiarire alcune cose e di dare una visione più giusta, più precisa del festival. Dunque abbiamo cambiato le cose che non andano bene, abbiamo fatto una ridefinizione delle sezioni, abbiamo fatto dei cambiamenti per migliorare il festival e per dare questo messaggio ai professionisti, alla gente che va al festival, però anche agli autori e ai registi. E dunque fu per me un successo, perché la gente ha capito, ha appreciato e ha trovato il messaggio e il festival positivo, e c'era una selezione brava, degli omaggi, però io avevo il sentimento che era ben un anno un po' di transizione, con cambiamenti importanti e ricerca di contenuto. E questo fu difficile il primo anno, di trovare i film, di fare una programmazione, un concorso forte, anche se c'erano film, lo dico ancora, di ottimo livello. Dunque dopo la soddisfazione di un primo anno riuscito, c'era per me e per la mia squadra artistica il sentimento che ci poteva fare un po' di meglio, che ci poteva fare un festival ancora più forte. Dunque abbiamo veramente lavorato molto quest'anno per il concorso, per trovare i film importanti e anche per fare di Locarno un festival più grande a livello degli eventi, delle cose per il grande pubblico, degli eventi legati al cinema, con la presenza di artisti, di attrici, di registi. E devo dire che fu facile quest'anno, facile nel senso che abbiamo avuto una fiducia più grande degli autori, degli produttori, degli venditori, che contenti dei risultati dell'anno scorso hanno avuto un rapporto più facile con il festival. Dunque, e c'è ancora una congiuntura più positiva, penso che quest'anno l'abbiamo visto con quasi tutti gli altri grandi festival, abbiamo visto un po' la fine di una crisi legata alla crisi economica, che faceva che questi due o tre ultimi anni la situazione della produzione cinematografica a livello mondiale era un po' debole. Quest'anno invece, soprattutto per il cinema d'autore, era veramente un bel anno. Si vede a Locarno, si vede a Cannes, si vede a Venezia delle cose brave a livello dei grandi autori e anche delle riscoperte. E l'altra cosa che mancava l'anno scorso c'era cinema indipendente, un cinema d'autore di un bel livello, però mancava la presenza degli eventi speciali, degli omaggi. C'era Jazz Anke, c'era John C. Reilly, c'era Menachem Golan, però mancava delle cose più forti, non solo per i media, non solo per la televisione, la stampa, però per il pubblico di Locarno, che ha bisogno di un cinema, di un festival che parla a tutti. E questa è veramente la cosa più importante, di fare passare questo messaggio già l'anno scorso, che Locarno non è un festival specializzato in un certo tipo di cinema, che vuole escludere, ghettizzare il cinema per la difesa del cinema indipendente. Ovvio che Locarno è sempre il festival della scoperta del cinema d'autore, però è anche un festival molto popolare. Sono rari i festival che hanno tanto pubblico che paga il biglietto per vedere un film, e la Piazza Grande è un posto che non esiste negli altri festival. Dunque il desiderio e anche la voglia personale di invitare a Locarno delle dive, delle star, delle attrici fenomenali come Isabelle Huppert, come Claudia Cardinale, come Depardieu, Gans. Questo era qualcosa che volevo già fare l'anno scorso. Per vari motivi, problemi di disponibilità, magari problemi di esperienza personale, perché una cosa che io non avevo l'abitudine di fare era Kenzen, non dovevo invitare delle star, solo i film. C'era magari un star che veniva perché c'era un film. Dunque questo rapporto umano, non solo con i registi, però anche con gli artisti, attrici, attori,
è una cosa che ha messo un po' più di tempo, direi magari 2 anni piuttosto che 1 anno, però al finale quest'anno c'è un risultato abbastanza spettacolare che tutti hanno appreciato e notato, e che ogni sera c'era 1 o 2 persone che ha fatto o che fa ancora la storia del cinema, e questo, anche questo è locarno. È vero che quando io arrivo a un posto con una storia come Locarno, un posto con una storia come la Quinzaine, il mio primo desiderio, la prima ambizione è di essere degno della storia del festival, degno dell'identità, degno delle radici. Dunque penso che per cambiare un festival, per farlo più forte, più eccitante, il primo punto è di, invece di cambiare tutto, di ritornare alle radici, di ritornare alle origini. Dunque le origini di Locarno era di scoperto del grande cinema d'autore, l'attenzione alle cose che erano importanti in questo momento, come il neorealismo, come la nouvelle vague, come i nuovi cinema, e nel stesso tempo il glamour, perché Locarno all'epoca, con il Grand Hotel, con le star americane, con le attrici italiane, era anche un po' di glamour, era un po' la festa, era un posto bellissimo, con eleganza, con classe. E dunque ho fatto le due cose, ho detto ecco, questo è Locarno, grande cinema autoriale, e glamour come tutti i grandi festival che esistono e che si trovano in un posto così bello che fa sognare tutti gli stranieri che vengono a Locarno, perché è un posto bellissimo quando sei americano o giapponese o cinese, che tu arrivi per la prima volta a Locarno, vedi un posto bellissimo. Dunque fare anche di Locarno un posto che fa sognare e che dà la voglia alla gente di ritornare per vedere i film, e era la cosa che mancava quando sono arrivato. Dunque è vero che era il primo piano, e il secondo piano fare questo exploit, dunque quest'anno, che io sono molto orgoglioso quest'anno di ritrovare un livello artistico e un livello spettacolare più forte che da solito, per mostrare che Locarno è un grande festival, punto, non è un festival specializzato, e mostrare che non c'è bisogno di avere complessi e continuare a dire che Locarno tra Cannes e Venezia, Locarno il più piccolo dei grandi, Locarno festival difficile. No, ho voluto mostrare che quando si vuole qualcosa e che si fa tutto per riuscire, si può fare. Pensavo che Locarno, il concorso, era diventato troppo monotone, con un certo tipo di film, un certo tipo di produzione, e un certo tipo anche di cinema indipendente, e la mancanza di notorietà, per esempio, soprattutto autori giovani, e che era ovviamente bravo quando i film sono bravi, però che faceva che non c'erano aspettazioni, non c'erano eccitazioni, era veramente un concorso solo per quelli che cercano i talenti di domani. Invece io ho pensato che è sempre più interessante di fare un pasticcio tra delle cose che tu aspetta, dunque di nomi importanti, famosi, non, magari non nel grande pubblico, però della gente che osserva il cinema contemporaneo, e ovviamente delle opere prime, delle scoperte. Dunque è per questo che quest'anno ero molto contento di vedere che in concorso a Locarno si può invitare gente come Rabah Mirzaimesh, come Myantsen Love, come Klotz, come Aoyama, dunque registi che hanno già una fama, una reputazione a livello internazionale nel cinema di oggi, insieme a dei esordienti, delle gente che fanno opere prime o che, senza notorietà. Così c'è la possibilità di attirare la curiosità di giornalisti che sono molto, molto interessati, per esempio, al lavoro di Myantsen Love o al lavoro di Klotz, e di poter vedere anche film che siamo noi a aver portato per la prima volta in un festival. Dunque è questo che ho voluto fare quest'anno, anche se
dipende ovviamente dalle giurie, anche se quest'anno ho visto bene, ho capito bene, e anche penso che hanno avuto ragione, che Branco aveva detto che lui, per dare il Pallo d'Oro, preferisce dare a un'opera prima, piuttosto che a un nome già importante, perché pensa, e pensa che sia giusta, che aiutare, sopportare e di scoprire un giovane regista con un Pardo d'Oro per aiutare alla carriera diventa una cosa giusta, se il film lo merita, però anche molto utile, e per questo che Aoyama, che invece è un maestro del cinema moderno, fu creato questo premio particolare di Pardo d'Oro speciale per il film e per la carriera. Certo, a livello personale, a livello privato, sono più legato a alcuni film che altri, però durante il festival, dal momento che i 20 film o i 18 film sono annunciati in conferenza stampa, che sono invitati, dobbiamo dare un'attenzione, un lavoro uguale per tutti questi film. Questo prima, e durante e anche dopo il festival. Voglio dire che durante il festival faccio io l'introduzione di tutti i film e lascio per tutti i film la responsabilità totale della giuria, del pubblico, della stampa. Dunque non parlo più di questi film per non privilegiare un film invece di un altro. Dunque adesso certo posso fare delle dichiarazioni sui film premiati, sui film che escono o che vanno a uscire nelle sale prossimamente o andare nel festival, e quando viaggio o quando sono a Parigi o in Svizzera, se posso essere qui presente per l'anteprima, per l'uscita del film, lo faccio molto volentieri. Personalmente devo dire molto, perché e in generale tutte le giurie, perché ovviamente c'erano film che mi piacciono molto e che considero molto riuscito e che hanno avuto un successo di critica o di pubblico o di stampa, che sono assenti delle palmares, però questo vuol dire che c'erano tanti buoni film che è sempre una scelta difficile da fare. Io personalmente non avrei potuto fare questa scelta, perché se c'erano troppi film che mi piacevano veramente. Dunque ho un rispetto assoluto per le decisioni delle giurie. Penso che Abrir Puertas y Ventanas è veramente un bellissimo film, molto intelligente, molto riuscito, una grande ammirazione per questo film, un film che avevo visto io da solo a Zurigo, alla Swiss Film, e l'avevo invitato subito dopo la proiezione. Dunque direi che è un scelto che mi pare ovvio e che dunque sono molto contento. Sono molto contento per il film israeliano Ashoter, che è un film che ha fatto polemica, che è divisa, però io veramente ho lottato molto per questo film, l'ho aiutato dal momento che l'ho visto a Tel Aviv, ho fatto tutto per farlo venire a Locarno, ovviamente, però anche per aiutare i produttori, il regista a prepararsi in modo di essere pronti per una presentazione internazionale a Locarno. Dunque è veramente un film che mi tiene molto di cuore e che considero come un'opera di una grande maestria del mise en scène, molto intelligente, che il film mi ha impressionato molto come opera prima che ho visto quest'anno. E Sitaru, penso che lui è molto talentuoso e che dopo il suo primo film, Pêche Sportive Picnic, è la confermazione che lui fa parte dei grandi nuovi giovani registi rumeni, che sono tanti, però che sono tutti, quasi tutti, molto molto talentuosi e con una personalità diversa. E sono anche d'accordo che i protagonisti del film rumeno Best Intention, che la Maria Canale, che è bravissima, che lei anche lei protagonista per la prima volta di un film, è vero che il film di Milagros è un ensemble con tre sorelle che hanno tutte e tre un'importanza, un talento, una bellezza
incredibile. È vero che lei a un momento del film diventa piuttosto la protagonista, che quando l'altra se ne va, Maria diventa più il cuore, il centro del film, e fa una performance veramente impressionante. E potrei dire la stessa cosa del CDP, perché L'estate di Giacomo è un film che mi piace molto, che aveva già presentato il cortometraggio di Alessandro Comodin alla Quinzaine, Jack Fever. E dunque, quando ho saputo che lui aveva fatto un primo lungometraggio, ero molto curioso di vedere il film, e il film mi è piaciuto molto, e fu uno dei primi film che ho invitato l'anno scorso, non so quando l'ho invitato, però fu uno dei primi, magari il primo film che ho invitato quest'anno. Dunque, lo vederlo al Palmarès vuol dire che la fine di una bella storia che abbiamo avuto con il film, la fine, spero l'inizio soprattutto. E idem per L'Estudiante, che trovo molto intelligente, e idem per Nana, che a Nana conoscevo un po' Valérie Massadian, così l'avevo incontrato nelle feste, nei festival, senza veramente conoscerla e sapere che cosa faceva nel cinema. E quando ho visto il suo primo film, l'ho trovato bellissimo, e anche lui di una grande intelligenza. Dunque, veramente sono contento. Penso che fa parte anche della nostra responsabilità, perché se tu fai un bel festival con un bel concorso, dei bei film, è importante fare una bella giuria, perché si può essere delle cose che vanno male dopo, della gente che non ha l'abitudine di un certo tipo di cinema, o che non sa esattamente che sono i suoi propri gusti. Branco, Guadagnino, Garel, Sandra e Bettina, forte personalità, magari si sono litigati un po', hanno parlato tanto, però ogni di loro sapeva esattamente che cosa amava e che cosa odiava. Dunque, questo è già un'ottima cosa, e per questo che il risultato lo trovo veramente ottimo. Aveva un po' un imbarazzo del scelto, penso, ma sono contento che hanno fatto questo. Devo dire che durante il festival e anche un po' dopo non leggo la stampa, perché non voglio essere influenzato o scioccato o deluso, o troppo euforico invece dalle cose che sono scritte. Invece parlo molto con la gente del festival, dunque ho un po' il sentimento generale del pubblico, della sala e della critica, però non ho il tempo e non ho la voglia di leggere tutto che è scritto sui film. Però dunque un po' delle gossip, delle cose che mi dicono i miei amici, o che mi dice un giornalista in particolare, però non so esattamente la recezione nazionale o internazionale dei film. Invece vedo posso capire la gioia di alcuni registi che hanno avuto un bel ricevimento, o la delusione di tanti che non hanno avuto il risultato aspettato. No, penso che la cosa che si può notare è che nei quattro film francesi che era in concorso, film di registi importanti, non hanno avuto la presenza al Palmarès. Magari era una decisione legata ai film o legata agli altri film. Penso che il cinema francese non è mai o quasi mai un cinema che fa un'unanimità, che dà delle scelte facili a una giuria. Questo l'ho notato anche degli altri grandi festival. O li ama o li odia, però penso che un film di Laurent Achard, Dernière Séance, per esempio, ha già avuto tanti fan, anche se ovviamente non è un film per tutti, ha trovato grandi fan di questo film a Locarno. Stessa cosa per i film di Rabat, Meurs à Images, Les Champs de Mandrin, stessa cosa per i film di Klotz e Elisabeth Perceval, Low Life, e il film di Myansen Love, Nemo de Jeunesse, era già arrivato a Locarno, direi, con una fama bravissima, visto che era già uscito in Francia con grande successo, con successo critico e pubblico, e che Myansen Love ha già un certo fan club internazionale, che sia in Europa che in America. Dunque vuol dire che la presentazione del film di Mia fu
abbastanza facile, senza problemi, senza... Dunque, no, e questa è la cosa che volevo dire. E, mi pare che i film più importanti, anche i documentari in CDP, che era il documentario su Cuba, L'Arbor della Fresa, sul documentario portoghese, passato l'ultimo giorno, hanno avuto, direi, un successo ben meritato. E nel concorso c'è anche un film che lo penso importante quest'anno, anche se non è nel palmarès, è il film giapponese Saudach, che sono tanti giornalisti importanti, francesi o portoghesi, che lo considerano un capolavoro e uno dei più bei film del festival. Questo mi fa molto piacere, perché quando sono andato a Tokyo, infatti andavo un po' unicamente per vedere questo film, grazie a un articolo che avevo leggiuto nelle Cahiers du Cinéma, che parlava di la nascita di una nuova nouvelle vague giapponese, che questo film era un po' un emblema piuttosto che questo regista. Dunque sono contento che mi hanno seguito e hanno capito anche la critica. È un po' peccato ovviamente l'assenza di questo film nel palmarès. Penso che lui ha avuto un po' il pregiudizio di arrivare alla fine, l'ultimo film del concorso, e ho parlato un po' la giuria, che alcuni avevano delle piccole riserve, non era totalmente... Penso che con il tempo, con alcuni giorni di riflessione, il film diventa più grande, diventa più bello, rimane in mente. Dunque è un film che penso va a crescere nell'opinione della gente che l'ha visto quest'anno a Locarno, e che dovrebbe viaggiare, diventare un film di riferimento nel cinema moderno di oggi, non solo del cinema giapponese, però di una comunità di artisti, di registi che fanno il cinema in una certa maniera, con una grande libertà, grande invenzione artistica. Dunque questo mi piace molto, perché quando ho visto il film ho pensato un po' al cinema di Miguel Gomes, cinema portoghese, ho pensato piuttosto al cinema taiwanese o al cinema cinese di Jiang Zhang-ke, piuttosto che a un cinema giapponese che era più conformista. Dunque sono contento di ospitare, di convivere Saudach di questa famiglia di registi molto giovani di oggi, che secondo me fanno il cinema più bello. E fu positivo. Io, Open Doors è la responsabilità di Martina Malacrida e di Natalie Soldini, che fanno Open Doors. Io principalmente decido il paese, o decido il continente, e subito dopo viaggio in India, ho incontrato i protagonisti del cinema indiano e lascio la responsabilità del progetto Open Doors. Abbiamo, come da solito, selezionati 12 progetti di film indiani indipendenti. La cosa un po' particolare quest'anno è che, anzi, se c'erano i progetti indiani, non abbiamo potuto portare film indiani già pronti, perché non c'era niente di eccezionale o di abbastanza forte per Locarno. Questo mi dispiace. Però la cosa interessante è che quest'anno del CDP, anche del concorso, c'erano 3 o 4 film di progetti Open Doors precedenti, il film d'Asia centrale Sunny Days, il film israeliano Tanatur, progetti che sono presentati o premiati a Locarno, la relazione con i produttori e i registi, e il fatto che se il film è bello, se il film è bravo, siamo contentissimi di portarlo a un concorso come anche Winter Vacation l'anno scorso, Pardo d'Oro, e vincitore e presentato a Open Doors. Per l'anno prossimo abbiamo già un'idea, non posso dirlo davanti al microfono, perché faremo più tardi un annuncio ufficiale, però siamo già a preparare il paese dell'anno prossimo. E la cosa che adesso aspettiamo, a proposito della situazione, un caso molto particolare del cinema indiano, che non è facile
di produrre e anche di vedere, anche di invitare questo tipo di cinema indiano indipendente. Adesso aspettiamo di vedere i film, i progetti Open Doors India fatti, prodotti per poter di nuovo invitare il cinema indiano in concorso o in CDP a Locarno. Come l'ho detto, faceva parte di questo progetto di ritornare alle radici del festival, alle origini, alle tradizioni del festival. Io, anche se non fosse un familiare, grande visitatore del festival, sapevo, perché vivevo a Parigi, andavo molto alla Cinémathèque Française, che c'era delle grandi mostre di cinema a Locarno, perché quando Locarno faceva tutto Boris Barnett, tutto Sacha Guitry, tutto Alain Douane, tutti i grandi registi più o meno famosi, c'era la ripetizione a volta alla Cinémathèque Française. Dunque, se io ho visto nel 94 o 3, non mi ricordo, tutto Guitry, tutto Sacha Guitry in due mesi alla Cinémathèque, era grazie a Locarno, questo mi ricordo bene. Dunque è vero che quando sono arrivato le retrospettive erano le retrospettive più legate all'attualità dei maestri del cinema e io pensavo che era meglio di ritornare a una forma di patrimonio più classico del cinema per fare un equilibrio tra la modernità assoluta e anche l'esperimentazione, una radicalità propria a Locarno e il grande cinema classico, il grande cinema hollywoodiano o il grande cinema classico internazionale. Dunque la cinefilia del passato e la cinefilia del presente e del futuro, per dire che si incrociano e che per poter giudicare, criticare, amare un film oggi di Pedro Costa o di Lisandro Alonso o di Miguel Gomes o di questi giovani registi che fanno il cinema oggi e quelli che lo fanno a Locarno per domani o dopodomani, è sempre interessante di conoscere la storia del cinema. È per questo che ho voluto ritornare alla cinefilia, al cinema classico con Lubitsch, e Lubitsch voleva anche dire, era il messaggio, ritornare al piacere, ritornare alla gioia, ritornare alla felicità di vedere film così grandi, così geniali, però anche così aperto al pubblico di ieri, di oggi, l'universalità di Lubitsch. Dunque fu un grande successo, ovviamente, questo era facile da predicare, e Minelli è un po' il seguito. Minelli è magari meno grande, meno geniale, perché lui non ha cominciato all'epoca del muto, ha cominciato dopo Lubitsch, negli anni 40, quasi quando Lubitsch si ferma, quando Lubitsch muore. Dunque, però, degli anni 40, 50, 60, Minelli è un maestro del cinema, ma è un maestro un po' sottovalutato invece a Lubitsch, che aveva la sua gloria dal momento che lui faceva film, che lui era già un divo, un genio assoluto della sua vita. Minelli ha aspettato un po' di essere considerato come un maestro, come un grande regista e anche come un artista. No, infatti è quest'anno che mi hanno finalmente convinto di fare un blog per parlare non di me, non è un blog che parla della mia vita privata, dei miei amici, delle mie uscite, no, è un blog 100% cinefilo che parla un po' dell'attualità, un po' delle retrospettive, un po' degli omaggi e ovviamente che segue la vita del Festival di Locarno fuori del Festival di Locarno, quando un film esce, quando annunciamo qualcosa per l'edizione prossima, eccetera. E è vero che ho preso gran gusto, mi ha fatto molto piacere finalmente di scrivere in un modo più libero, senza la comanda del giornale, del quotidiano o di una comanda di un libro. L'ho fatto con grande piacere perché parlo con grande libertà di tutto che mi piace del cinema, con sempre con un'opportunità, c'è sempre una, come direi, quando c'è un'opportunità di parlare, un pretesto, quando c'è un pretesto scrivo sul cinema. E
e mi sono detto che durante il festival, è vero che abbiamo già un Pardo Live, un nuovo sito che è eccezionale, veramente bellissimo, ci sono già questo, il Pardo Live, dove scrivo sui film e cose, ho detto ma facciamo anche la versione blog del direttore artistico, dove sono delle ripetizioni dei pezzi che ho scritto in italiano e che metto in francese sul mio blog, eppure scelto un evento, non parlo ovviamente della recensione, non parlo dei film in concorso, non parlo di cose imbarazzanti, parlo solo degli omaggi, degli eventi, di alcuni film sulla piazza, per dare un punto di vista personale, qualcosa che ho voluto trattare durante la giornata, e per mostrare che i blog dei festival non sono solo le resoconto delle serate, delle feste, delle club dove ci vedono i VIP, ci fanno i gossip, un po', non è niente di prustiano questo blog, però è piuttosto di dichiarazione, d'ammirazione, anche d'amore agli attrici e registi, che alcuni di loro che abbiamo invitato. Dunque, e delle sorprese, delle cose più sorprendente, come amici come Aldo Lado, Lamberto Bava, che sono di passaggio a Locarno per salutarmi, con Gomarasca, dunque ovviamente non hanno film, però vanno a vedere un film sulla piazza, a chiacchierare, dunque è una cosa simpatica.